avevo citato la frase scherzosa di Flaiano che dice: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, appunto, si tratta appunto, come avevo detto, non è assolutamente uno scherzo. Io appunto concepisco le mie ricerche archeologiche come progetti per il passato, no? Progetti per il passato, però in questo senso di ritrovare nel passato un luogo per il possibile, per il presente quindi. Quindi non si tratta, quindi l'archeologia non è un ritorno al passato, ma è la ricerca nel passato di una possibilità per il presente. Ecco, un'altra ragione non meno importante l'ho trovata in un grande filologo classico dell'Ottocento che era di origine ebrea, Jacob Bernays, il quale scrive a un certo punto che i poteri, le istituzioni politiche, religiose in generale, le grandi potenze storiche, diciamo, mostrano la loro verità e le idee su cui si fondano solo nel momento in cui stanno per perire. E qui penso che questa affermazione si possa generalizzare e che quindi nella storia dell'umanità e quindi nelle ricerche storiche che uno fa, solo quando le cose hanno per così dire fatto il loro tempo diventano veramente interessanti. Perché? Perché appunto, come diceva Bernays, perché a questo punto soltanto mostrano veramente le idee che contenevano, le possibilità che contenevano, ciò che è stato realizzato, ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto, no? Ciò che avrebbe potuto essere, ma comunque lo rivelano solo nel momento in cui hanno fatto per così dire il loro tempo. Quindi è il contrario di quello che si dice: se una cosa ha fatto il loro tempo, che sia una religione, la religione cristiana, il comunismo, la filosofia greca, se qualcuno dice ma queste sono cose che hanno fatto proprio perché hanno fatto il loro tempo, ora sono interessanti, no? E qui c'è un concetto molto interessante che a questo punto, no, che anche un filosofo francese ha svolto, cosa avviene appunto a questo punto? Voi sapete che si dice che coloro che stanno in pericolo di morte, che stanno per morire, chi sta per affogare, chi sta per cadere, sembra che in un momento veda sfilare davanti a sé tutta la sua esistenza, no? Una cosa che è stata molto raccontata, riferita, no? Che chi sta per morire vede tutta la sua esistenza ricapitolata in un istante. Ecco, questo concetto di ricapitolazione è molto interessante anche per una ricerca storica. Ricapitolazione, come sapete, anakephalaiosis in greco, come sapete, è un termine che ha origine retorica, perché appunto l'oratore al momento, alla fine di una orazione, ricapitolava per sommi capi, per capitula, i punti centrali del suo discorso. Però nella lettera agli Efesini, Paolo si prende questo concetto retorico e lo trasforma in un concetto messianico, perché appunto Paolo scrive che, nel pleroma, nel momento del pleroma dei tempi, quando con l'arrivo del Messia i tempi si compiono, tutte le cose si ricapitolano nel Messia. Cioè il momento messianico è un momento del compimento dei tempi, di una fine dei tempi, in cui però che cosa avviene? Una ricapitolazione di tutto ciò che è stato nel Messia, no? Una ricapitolazione che però che non è, come forse avviene anche per quelli che stanno morendo, è una ricapitolazione, per così dire, salvifica. Non è una ripetizione del medesimo, è qualcosa che trasforma, qualcosa che si trasforma, che si salva. Appunto, per l'economia del pleroma dei tempi, dice Paolo, lettera agli Efesini, tutte le cose si ricapitolano in Cristo, nel Messia. E questo è un punto interessante, mantenere questo concetto, questo legame della fine dei tempi, ricapitolazione, archeologia, e anche questo concetto origeniano dell'apocatastasi, della restitution integrum, che alla fine c'è una restituzione all'origine. E io credo che forse la cosa che non va nel pensiero nicciano dell'eterno ritorno, se lo si deve prendere sul serio, oppure se invece ha ragione Colli che dice che era uno scherzo che lui faceva per gli imbecilli, però mettiamo che invece
lo prendiamo sul serio, ecco, forse quello che manca a questo pensiero dell'eterno ritorno dello stesso, come dice, e manca questo nesso tra ricapitolazione e apocatastasi, cioè c'è una ripetizione, appunto, c'è una ripetizione, no? del tutto, di ciò che è stato, ma manca questa ricapitolazione che lo trasforma, no? Perché sembra che appunto, tra l'altro non possiamo sapere cosa intendesse Nietzsche, no? Però appunto sembrerebbe questo pensiero dell'eterno ritorno può essere un pensiero bellissimo se appunto è anche una ricapitolazione salvifica, o se invece l'angoscioso ripetersi di tutto, no? come quando Benjamin lo prende in giro dicendo è come la punizione che si dà agli scolari di copiare 300 volte la stessa parola. Ecco, adesso andiamo però un po' avanti. Ecco, volevo adesso affrontare questo problema dell'origine, no? E volevo riprendere la considerazione che avevo già fatto.